Professore, è tornato a Piacenza per rivedere il Klimt, ma non solo, anche per fare un passaggio in questa mostra che non le è dispiaciuta. Qualche giorno fa ho visto il catalogo della mostra curata da Elena Pontigia, che considero una studiosa molto sensibile, coscienziosa, e che dà a questa raccolta così importante, tra le più importanti in Italia dell'Ottocento, una nuova luce attraverso quadri che sono della collezione accostati ad altri degli stessi autori, da Rosellini a Carrà, a Casorati, a Tosi, e tutto questo come coro intorno al quadro che dovrebbe avere la forza di attrazione anche per le vicende che ha avuto, avventurose, sia nella prima versione che nella seconda, che è stata individuata da una studiosa molto acuta che ha visto che questa Tarda di Klimt è un'opera che, oltre alle vicende del furto, era stata ridipinta, trasformata, togliendole il cappello, dallo stesso pittore. E questo doveva essere, deve essere, come dire, la civetta, la figura per venire a Piacenza. Probabilmente la città non confida troppo, come io penserei, su questo effetto pubblicitario. Ma in ogni caso la mostra è una mostra degna di una grande galleria, e la Pontigia ha voluto mettere a fianco di alcuni capolavori, come il capolavoro di Rosellini, altre opere di questi autori per farli comprendere meglio. Per altri artisti, come per Carina, come per Previati, come per Piccio, come per Fontanesi, già la raccolta ha una serie di opere, Mancini per esempio, Domenico Morelli, che costituiscono una piccola monografia dello stesso artista. Quindi l'intervento della Pontigia in qualche modo continua, anche se non sono acquisite alla raccolta, lo spirito con cui il Ricci Oddi acquistava non un'opera, ma cercava di ricostituire la dimensione complessiva o la personalità articolata in tanti momenti di un pittore. E quindi si intendono molte cose, e la mostra, che merita di essere visitata, ha una capacità di far risaltare i quadri della Ricci Oddi in un contesto che non è soltanto quello degli altri dipinti della collezione, ma della valorizzazione degli autori che ella ha scelto come campioni per fare questo percorso. Quindi c'è speranza per la Ricci Oddi anche senza Sgarbi presidente? Beh, io sarei stato sicuramente un presidente innamorato, nel senso che mi è sempre piaciuta molto questa raccolta. E il fatto che non abbiano chiamato, ovviamente con le centinaia di cose che devo fare, non mi ha determinato certamente un vuoto di divertimento e di passione, però questo è un luogo in cui dovrebbe scommettere per riaccendere l'interesse di tutta l'Italia, almeno intorno a questa raccolta, per quanto è ricca. Non è facilissimo, quindi non invidio né l'amico Mazzocca né la Pontigia, che però hanno dato segnali, soprattutto quest'ultima, della volontà di far ricrescere l'attrazione per questo luogo. Da due cadutine, tu fai, ti dai 200 euro e fai il restauro. Ah, è un quadro brutto.